Ciao ancora, anche se non è molto elegante dirlo, suona molto bene. E siamo qua al nostro secondo video con le pillole di coaching. Do la parola ad Anna Maria. Allora, di nuovo ciao anche da parte mia. Un'altra domanda che è arrivata a me, non so se sia arrivata anche a te, adesso lo scopriremo, è come superare la paura del giudizio. Perfetto. Sì, questa è una domanda che mi viene fatta molto spesso, addirittura più spesso di quella sul focus. E io ho dedicato già alcuni video a questo argomento, però oggi voglio andare un pochino più in profondità. Utilizzerò una metafora per farvi capire bene cosa intendo. E in questa metafora vi spiegherò non solo come poter migliorare la vostra autostima, ma anche collegandomi al video che ho fatto poco fa. E anche come poter spostare il focus per poter migliorare l'autostima. Tempo fa avevo una cliente, una ragazza giovane molto brava, che era un artista. Era un artista, è un artista comunque abbastanza quotata nel suo campo. E questa ragazza aveva fatto un canale YouTube, aveva aperto un canale YouTube. Aveva svariati mi piace, o meglio, non tantissimi, perché aveva appena aperto il canale e perché comunque appartiene a una forma d'arte un po' di nicchia, quindi circa un centinaio, poco più di 100. E aveva ben 4 non mi piace. Ben 4 non mi piace su 100 sono veramente pochi. Eppure che cosa succedeva? Che questa ragazza non se ne faceva una ragione e continuava a credere di non piacere, perché diceva io 4 non mi piace. Ma cosa ancora peggiore, che avevano tutte e quattro le persone che gli avevano messo non mi piace, avevano scritto un commento parlando male di lei. Mentre delle 100 che avevano messo mi piace, o meglio il dito in su e il pollice in su, solamente due avevano messo un commento. Quindi, che cosa significa questo? Che il 100% delle persone che la criticavano avevano messo un commento. Mentre una piccolissima percentuale, 2% circa, delle persone al quale piaceva non avevano messo alcun commento. E lei continuava a soffrire di questa cosa, cioè si diceva, vuol dire che io non piaccio, perché se le persone mi insultano, se le persone mi criticano e mi mettono non mi piace, vuol dire che non piaccio. In verità, tutto si gioca sullo spostamento del focus, perché? Devi infatti sapere, come immagino che già sai, che tutti noi non possiamo piacere a tutti, no? È impossibile piacere a tutti. Quindi, anche se io faccio un canale tra i più visti o dove ottengo milioni di visualizzazioni, troverò delle persone alle quali io non piaccio. Però, siccome noi siamo naturalmente portati a criticare, soprattutto quando abbiamo poca autostima, quindi chi ha poca autostima spesso vuole infangare l'altro, vuole ridimensionare l'altro perché non si sente alla sua altezza, e quindi quando noi abbiamo un'opinione negativa siamo più portati a esprimerla rispetto a quando l'abbiamo positiva. È più facile che se prendiamo 4 a scuola ci sgridano e invece che quando prendiamo 8 ci dicono bravo. È più facile che magari quando prendiamo 8 è il nostro dovere. È più facile che una persona ti dice come ti stanno male i capelli, piuttosto che dirti come ti stanno bene. Quindi è normale che se io ottengo 4 non mi piace, avrò molte probabilità che almeno una o due di quelle persone mettano un commento negativo su di me. Ma se io vado a vedere statisticamente, quei 4 non mi piace sono irrisori, perché sono veramente pochi se io ottengo 100 e più mi piace, 100 più pollici in su. Questo è il cosiddetto spostamento del focus. Se io ho il mio focus legato a una bassa autostima, quindi a ciò che non funziona, appena una persona mi fa una critica, io noterò subito ciò che non funziona, quindi darò molto più peso alla critica che a 100 persone che mi dicono brava, anche perché poi il curriculum parlava per lei, non aveva bisogno di tanta approvazione, era veramente una persona brava. Allora, il consiglio che ti do è questo: inizia a spostare il focus e come fai? E ogni volta che ti viene fatta una critica, ricordati quello che ti ho detto nel precedente video, che le critiche e i giudizi sono opinioni che le persone scambiano per verità. E ogni volta che ti fanno un complimento, accettalo. Ricordati che i complimenti e le critiche
e si possono accettare o rifiutare. Una persona te la può fare, magari in maniera elegante, una critica, allora tu la puoi accettare e dire ok, mi migliorerò. Ma una persona te la può fare anche in maniera inelegante, insultarti o essere volgare, e tu la puoi rifiutare, così come puoi accettare un complimento. Noi spesso siamo più portati a rifiutare complimenti, magari dire no, ma che cosa dici, ma ti sbagli, e a accettare le critiche. Sposta il tuo focus, accetta i complimenti e inizia a rifiutare le critiche. È come quando giochi a Monopoli, spostare, cancellare gli imprevisti per aumentare le probabilità. Esattamente, esattamente proprio questo, vale su di noi e su tutta la nostra vita. Quindi quando facciamo bene una cosa, ricordiamocelo bene. Quando la facciamo male, magari cerchiamo di capire come migliorarla, ma non pensiamo che noi, la nostra misura è quando noi facciamo male una cosa. E vi ringrazio per avermi seguito anche in questo nuovo video e Perdonami Marco, tu sì. sei un chiarissimo esempio di spostamento del focus. Tu spesso ti definisci un disabile di successo. Esattamente, questa è una bella metafora che tu fai, perché infatti sì, anche nella disabilità, nell'omosessualità, in qualsiasi forma di disagio, no, di disagio, di diversità, perché poi anche il disagio è in realtà un'interpretazione della diversità, noi possiamo spostare il focus su ciò che abbiamo o su ciò che ci manca. Se noi ci confrontiamo e lo spostiamo su ciò che non abbiamo, ne usciamo sconfitti, ma tutti noi usciremo sconfitti almeno da un confronto, perché nessuno di noi ha tutto ciò che gli serve. Ma se noi spostiamo il focus su ciò che abbiamo, automaticamente siamo sereni, felici, motivati e determinati. Quindi iniziamo a vedere ciò che abbiamo, quelle che sono le nostre qualità, e iniziamo a rifiutare, a dire no, grazie alle persone che ci fanno notare solamente ciò che non funziona. E vi ringrazio per averci seguito anche oggi, ci vediamo presto, anzi prestissimo. Ciao da Ciao! Marco.